Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio dirvi completamente dalla A alla Z tutto quello che verrà inserito nell'aggiornamento di domani 4 gennaio di Rules of Survival. Il video ragazzi che avete visto ieri, io ero convinto fosse già tutto quello che arrivava, e invece no ragazzi, e invece no, sono state inserite delle cose davvero davvero meravigliose che vi andrò a elencare una dopo l'altra durante questo video. Parliamo subito ragazzi della cosa in generale: hanno praticamente migliorato ancora il movimento del nostro personaggio, rendendolo ulteriormente più fluido. Sembrerebbe soprattutto durante la discesa con il paracadute, proprio quando tocchiamo il suolo, e durante i movimenti generali nella nostra mappa. Hanno anche finalmente inserito un bot, diciamo, automatico, che va a rilevare se ci sono dei giocatori che stanno hackerando il gioco e che comunque possono giocare nel nostro stesso server, dandogli quindi un vantaggio enorme. Questi giocatori, ragazzi, verranno automaticamente bannati con questo nuovo sistema di scovamento degli hackers. Ma parliamo della roba quella bella, quella che hanno inserito. Parliamo dei nuovi contenuti, ragazzi. L'ho già accennato ieri, ve lo ricordo anche oggi: è stato inserito il nuovo veicolo acquatico, che è il motoscafo. Praticamente con questo motoscafo potremo muoverci intorno alla mappa dove c'è appunto tutto il mare, ma non solo, potremo anche utilizzarlo per spostarci in mezzo alla mappa sfruttando il fiume che ogni tanto ci capita di guadare per rientrare nella safe zone. Quindi di certo saranno modificati i punti di combattimento, perché con un motoscafo che può caricare tutto il team si svilupperà tutta una nuova sessione di guerriglia. È stata inserita, ve l'avevo già anticipato anche ieri, il nuovo oggetto lanciabile, come lo chiamano loro, il Molotov Cocktail, ok? Che praticamente è appunto questa bottiglia incendiaria che ieri sapevo solo avesse come effetto appunto un'esplosione a raggio dove rilasciava delle fiamme. Ma oggi scopro che nel punto in cui impatta la Molotov, se dovesse esserci un nemico avversario, ragazzi, il nemico morirà all'istante, quindi non c'è possibilità di salvataggio se si viene a contatto con il raggio di azione della Molotov. Molto molto interessante questo nuovo oggetto lanciabile. Ma hanno fatto un aggiornamento alla bicicletta, ragazzi. Praticamente cos'è che hanno fatto? Meraviglioso, già solo avere la bicicletta per andare in giro è eccezionale. Ma ragazzi, hanno aggiunto il secondo sellino alla biga, quindi potremo andare in giro in due, e secondo me quello dietro spero possa sparare. Già mi immagino la grande ignoranza nell'andare in giro in due in bicicletta. Hanno aggiunto anche una nuova pagina che si chiamerà Stat nella sezione, quella del menu principale, dove i giocatori possono controllare le loro informazioni sul rango e sulle statistiche relative appunto a tutto il gioco progredito fino ad adesso da parte del giocatore. Hanno aggiunto, ragazzi, due nuovi articoli che non hanno specificato in realtà che funzionalità avranno, che sono l'abbonamento settimanale e l'abbonamento mensile. Adesso io, ragazzi, in realtà sono un po' preoccupato, perché quando senti parlare di abbonamento automaticamente pensi anche ai soldi, quindi io non so bene che cosa prevederà questo abbonamento. Spero che non sia niente che stravolgerà a livello economico il gioco. Sono stati aggiunti dei nuovi vestiti nel discount, ne abbiamo visti alcuni ieri, ma sembra ce ne siano molti molti di più,
che appunto troveremo nella sezione del discount dello store, quindi credo acquistabili con i diamanti, ma anche trovabili nei supply box, quindi nei chest, diciamo, che possiamo sbloccare con il gold virtuale del gioco. Hanno inserito un pulsante push to talk, quindi quello che premi per parlare a voce, nel menu della lobby relativo al team. Hanno aggiunto, ragazzi, ecco, questo è molto molto interessante, qui si vede proprio come gli sviluppatori di NetEase ci tengano a far girare il proprio gioco anche sui dispositivi un pochettino più datati. Abbiamo già visto tanti aggiornamenti simili quando parlavo di Fortnite, e anche qui, ragazzi, è stata inserita una nuova modalità, ok, che si chiamerà modalità semplice. Praticamente ci sarà un matchmaking, diciamo, racchiuso in quei giocatori che hanno dispositivi che non riescono a supportare completamente la grafica di Rules of Survival. In questa modalità, ragazzi, verrà completamente eliminata l'erba, che effettivamente, se ci pensiamo bene, pesa non poco sulla RAM dei nostri dispositivi, perché ha tutti i movimenti. Quindi tutti i giocatori con dispositivi un po' più datati entreranno in questa modalità e comunque avranno e otterranno gli stessi medesimi punti che hanno invece i giocatori che decidono di giocare nella modalità bilanciata o nella modalità ultra, dove invece gli effetti grafici sono completi. Parliamo invece, ragazzi, del gameplay, ma prima di parlare del gameplay, ragazzi, ve lo ricordo di lasciare un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video, anche perché credo di essere ancora uno dei primi, se non l'unico, che vi ha tradotto per voi tutto e ve lo sta dicendo in italiano tutto quello che arriverà nell'aggiornamento di domani. Un bel pollicione in su non vi costa niente, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Parlando del gameplay, ragazzi, hanno rimosso la modalità di fuoco automatico all'M14 EBR, hanno invece deciso di sostituirla con una nuova modalità che credo sia esclusiva per questo fucile, che è una mini raffica che sparerà 3 proiettili contemporaneamente. Mentre per quanto riguarda, ragazzi, gli zombie, nella nuova modalità zombie verranno aggiunte delle abilità speciali agli zombie, e sono anche stati bilanciati i punti ferita che gli zombie possono arrecare ai nemici e i punti salute degli stessi. Adesso invece, quando un personaggio muore, la telecamera rimane fissa nella posizione della morte. Sinceramente io avrei preferito, questo è un punto che vi dico proprio personale, che la telecamera venisse spostata sul giocatore che ci ha killato, in modo da capire dove era nascosto, come era messa. Non lo so, se pensate che sia una bella cosa, ditemelo sotto qua, magari io lo potrei provare a scrivere agli sviluppatori, chi lo sa che nel prossimo aggiornamento non mi ascoltino. Abbiamo anche degli effetti ottimizzati nelle collisioni dei veicoli, quindi migliorato ancora il realismo degli impatti che hanno i veicoli contro gli oggetti, o anche quando si ribaltano, o perché no, quando vanno a sbattere contro altri veicoli, migliorati, resi molto più realistici e sistemati anche in realtà i punti ferita, chiamiamoli così, del veicolo, che sono adesso un po' più realistici rispetto a quello che potrebbe essere la realtà. Quindi tradotto vorrebbe dire che dovrebbero metterci un pochettino di più ad esplodere. Hanno fatto anche degli aggiornamenti molto più delicati sugli effetti sonori, hanno migliorato l'effetto sonoro del tocco che abbiamo nella lobby quando si entra nelle varie sezioni, hanno invece migliorato l'indicatore di durata degli oggetti consumabili, quindi volevo ben capire che cosa intendono, non hanno specificato altro. Sapete, io credo sia relativo al countdown che si vede quando ad esempio usiamo le bende o quando beviamo il drink, quindi migliorato anche quello. E come ultima cosa, hanno ottimizzato i ranghi, quindi hanno detto che sembra che siano molto più comprensibili adesso da parte di tutti i giocatori. Non hanno parlato di nessun miglioramento o sistemazione per quanto riguarda i piccoli bug fissati che vi ho detto anche nelle scorse puntate relative agli aggiornamenti, quindi magari hanno fatto qualche cosa che non era degno di nota.
Beh ragazzi, questi sono tutti gli aggiornamenti che verranno inseriti domani nel nostro Rules of Survival. Veramente apprezzabile l'impegno che ci sta mettendo il team di sviluppo per rendere questo gioco il numero uno dei Battle Royale su dispositivi mobili. Io spero ragazzi che il video vi sia piaciuto, mi raccomando un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto! Ciao!